Dopo la Lazio viene eliminata anche il Napoli, sconfitto per 3-1 in casa del Barcellona in una partita divertentissima da vedere con tante occasioni da una parte e dall'altra, con due difese che hanno concesso tanto a due attacchi che invece sono stati molto molto spettacolari da una parte e dall'altra, ma il Napoli non è riuscito con i suoi uomini migliori ad essere performante lì davanti, a rendersi troppo pericoloso dalle parti di Ter Stegen con Osimhen e Kvaratskhelia, che sono stati in questa partita, secondo me, troppo troppo in ombra. Beh, a tutti ragazzi da Frantuf. Prima di guardare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare e di condividere il video. Vi ringrazio per il supporto. Vince il Barcellona e lo fa in maniera, secondo me, meritata. Vittoria netta per il Barcellona contro il Napoli, che ha avuto delle occasioni importanti per rientrare in partita, soprattutto sul 2-1. Quell'occasione di Lindstrom grida ancora vendetta, quell'occasione incredibile, quel colpo di testa che è uscito davvero di pochissimo, che Lindstrom non è riuscito a mettere in porta. Quello è un errore che alla fine in Champions League paghi e il Napoli lo ha pagato a caro prezzo. Perdendo una partita che ad un certo punto aveva ripreso in mano dopo averla completamente, diciamo, persa già nei primi 20 minuti, in quanto il Napoli va sotto 2-0 nel giro di 2 minuti tra il 15esimo e il 17esimo, prima con un giovanissimo della cantera del Barcellona, Fermin, che riesce a mettere la palla in porta su un bellissimo assist, se non mi sbaglio, di Rafinha, che ha fatto un grande inserimento. E poi il 2-0 arriva da una situazione di contropiede in cui il Napoli era completamente sbilanciato in avanti. Contropiede letale del Barcellona, ancora una volta un tiro di Rafinha che stavolta finisce sul palo e arriva Joao Cancelo che a porta vuota non può sbagliare. Dopo 10 minuti però il Napoli inizia a giocarsela e trova anche il gol del 2-1 con un inserimento di Rachmani, molto simile al gol che aveva fatto qualche settimana fa contro il Sassuolo. Un'altra volta un inserimento di Politano dentro l'area di rigore, arriva Rachmani da dietro completamente libero perché nessuno è andato a seguire appunto l'inserimento del difensore centrale del Napoli, che addirittura con il sinistro la piazza come un vero e proprio attaccante e la mette alle spalle di Ter Stegen. Nel primo tempo il Napoli ha anche l'occasione per pareggiare, quel colpo di testa di Lorenzo e quella bellissima parata di Ter Stegen. Nel secondo tempo però il Napoli cala nettamente, il Barcellona esce fuori con tante occasioni per poter fare anche il 3-1, anche molto prima, perché prima del 3-1, che arriva addirittura all'83esimo, il Barcellona ne ha tante per riuscire a mettere la parola fine direttamente alla qualificazione, con un Napoli che non riusciva a difendere in maniera perfetta, con una linea difensiva che ha concesso tantissimo ad un grandissimo Barcellona che ha dei fenomeni che sono ancora giovanissimi e che devono sbocciare, ma che ha già dei fenomeni all'interno del suo campo. Perché se andiamo a vedere i migliori in campo di questa partita, uno non può assolutamente non nominare Cubarsi, che è stato, secondo me, praticamente perfetto su Osimhen, lo ha tenuto praticamente sempre alla grande. L'unico dubbio, magari, l'unico rimpianto per il Napoli, oltre a quel colpo di testa, è quel possibile calcio di rigore che poteva essere chiamato proprio per un contatto su Victor Osimhen. Comunque un pestone di Cubarsi su Osimhen, che non è stato chiamato da parte dell'arbitro e l'arbitro non è stato neanche richiamato al VAR. È una situazione che invece in Italia, qualche giorno fa, proprio in Napoli-Juventus, secondo me un contatto molto molto simile, perché l'intensità del contatto tra Ngonge e Osimhen e questo contatto qui tra Cubarsí e Osimhen era, secondo me, molto molto simile l'uno all'altro, perché era un contatto comunque abbastanza lieve, e in un caso però è stato chiamato calcio di rigore in Italia e invece in Europa non è stato neanche richiamato al VAR. È una situazione che in Europa non ti chiamano mai, e però in Italia siamo abituati male, perché Osimhen appena ha sentito quindi questo contatto sul piede si è buttato a terra, ha iniziato a urlare, a rotolarsi perché voleva assolutamente il calcio di rigore. Perché in Italia è un contatto che chiamano sempre perché c'è la regola dello step on foot, perché è una regola che sulla carta c'è dappertutto, ma viene praticamente contata sempre solamente in Italia. È una regola che in Italia è rigidissima e invece in Europa evidentemente non è così rigida, perché capita molto spesso che non venga chiamata in situazioni del genere in cui il contatto è davvero molto lieve, e in questo caso infatti l'arbitro ho deciso di non chiamare un calcio di rigore per il Napoli. Fatemi sapere un po' nei commenti voi cosa ne pensate di questo episodio. Fatto sta che il Napoli poi comunque ha un'altra grande occasione, che è appunto quel colpo di testa di Lindstrom su un cross perfetto, se non mi sbaglio, proprio di Olivera, che è entrato al posto di Mario Rui. Un bellissimo cross di Olivera che trova
solissimo Lindstrom, perché su quella fascia destra il Barcellona, la fascia destra d'attacco del Napoli e difensiva per il Barcellona, con il Barcellona concede tantissimo perché Cancelo in attacco e a centrocampo è un giocatore fenomenale. Davanti è davvero un terzino di spinta meraviglioso perché tecnicamente è incredibile, ma non devo essere io a dirlo. Però difensivamente è pari a zero perché veramente non tiene nessuno. L'hanno saltato come i birilli di Lorenzo, Politano, Lindstrom che gli è saltato davanti completamente solo. Cancelo non ha posto nessuna resistenza e Lindstrom lì si è mangiato un gol incredibile perché non puoi in Champions League avere questa occasione e non prendere la porta. Io poi il portiere può anche fare un miracolo perché il portiere conto è un fenomeno, è fortissimo perché Ter Stegen, però devi assolutamente centrare la porta. Poi può fare la grande parata, ok, però tu il tuo lo devi fare, devi assolutamente mettere la palla in porta. Quel colpo di testa non può assolutamente andare fuori e il Napoli paga pesantemente, quindi c'è stato una serie, ci sono stati i cambi che hanno fatto la differenza, purtroppo, bisogna dirlo, nel Napoli e nel Barcellona. Lindstrom ha avuto una grandissima occasione per mettere la palla in porta e per portare il Napoli sul 2-2 e all'83esimo l'ha costruita alla grande, un giocatore che sicuramente è in là con gli anni a 32 anni è un giocatore che ha avuto tanti problemi fisici, però quando entra in campo a questi livelli sa perfettamente quello che deve fare. È un giocatore con la testa sulle spalle che sa perfettamente i movimenti che deve fare, cosa deve, in che modo deve, può usufruire dei suoi mezzi tecnici che sono sicuramente elevatissimi. E Sergi Roberto ha fatto, secondo me, da quando è entrato una partita incredibile. È stato l'uomo in più del Barcellona, dal 60esimo in poi ha fatto una prestazione incredibile, ha sofferto molto di meno il Barcellona secondo me con Sergi Roberto in campo e alla fine è stato anche decisivo per il gol 3-1 di Lewandowski perché l'azione la fa praticamente tutta lui. È lui che va a prendersi la palla dopo la rimessa laterale, è lui che serve Gundogan, è lui a dettare il passaggio per Gundogan per quell'inserimento in area di rigore e lui a fare l'assist intelligente per Robert Lewandowski invece di cercare immediatamente il tiro, invece lui anticipa con l'esterno e la mette perfettamente per l'attaccante polacco che in area piccola non può assolutamente sbagliare, è troppo troppo facile per Lewandowski. 3-1 e partita chiusa. Il Napoli colpì anche una traversa clamorosa con Olivera all'88esimo, al 92esimo avrà un'altra occasione con Kvaratskhelia, ma non riuscì a mettere la palla in porta. Tanti rimpianti per il Napoli contro una difesa del Barcellona, secondo me non perfetta, nonostante un Cubarsí in versione maestosa, versione non Van Dijk, anzi meglio perché è un giocatore che tecnicamente ha un piede incredibile perché ha fatto dei lanci mostruosi questo Cubarsí. È a 17 anni, un giocatore che in Champions League entra in campo titolare a 17 anni con una personalità clamorosa. I giovani del Barcellona sono incredibili perché non c'è solo Cubarsí, perché non si può non nominare Yamal, che è stato praticamente immarcabile per tutta la partita. Non è riuscito a centrare la porta e a fare gol, ma è stato sempre uno dei più pericolosi lì su quella fascia. Non è stato tenuto quasi mai da Mario Rui, che dopo diciamo, la prima mezz'ora in cui non ci ha capito praticamente nulla tutto il Napoli, è riuscito in qualche modo a tenerlo. È entrato Olivera, ha preso un tunnel da Yamal che se lo sognerà ancora, se lo sognerà per tanti anni perché tunnel quando Yamal era a terra, tunnel di tacco, se lo sogna per tanto tempo questo tunnel Olivera. Un giocatore che ha neanche 17 anni è un fenomeno assoluto. Poi quell'altro ha anche segnato. Cosa gli vuoi dire? Una cantera clamorosa quella del Barcellona, che ha spazzato via il Napoli con tante tante assenze ed è riuscito comunque a passare il turno ai quarti di finale. Tanti rimpianti per il Napoli che non solo perde la qualificazione in Champions League, quindi perde questa Champions League, esce agli ottavi di finale, dopo aver fatto, diciamo, la sua miglior prestazione in Champions League l'anno scorso arrivando ai quarti, non riesce a bissarla ritornando di nuovo ai quarti di finale, esce agli ottavi e l'anno prossimo la qualificazione in Champions è complicata perché lì davanti il distacco dal quarto posto è ancora abbastanza alto e soprattutto perde anche il diritto di qualificarsi e di giocare il Mondiale per Club nel 2025 in cui andrà la Juventus, visto proprio il punteggio, perché si doveva fare un certo punteggio per quanto riguarda le competizioni europee e la Juventus ce l'ha superiore rispetto al Napoli e quindi si qualifica direttamente per il Mondiale per Club.
del 2025 con questa eliminazione. Fatemi sapere un po' nei commenti secondo voi dove può arrivare questo Barcellona in Champions League. Per me con questa difesa non credo possa andare troppo avanti. Dipende sempre molto dal sorteggio, perché poi se magari ti capita una squadra che ti lascia molto spazio lì davanti può essere un Barcellona devastante, perché in attacco è fortissimo. Il problema è quando va a difendere, che concede davvero tanto. Oggi il Napoli poteva tranquillamente fare 2-3 gol e non è riuscito comunque a farne, perché ha colpito una traversa, ha fatto delle belle parate di Ter Stegen, quel colpo di testa sbagliato di Lindstrom, quel tiro di Kvaratskhelia al 93esimo, tante occasioni per il Napoli e non è riuscito a segnare. Contro magari una squadra più in fiducia, come magari se ti arriva lì un PSG con Mbappé, ti fa tranquillamente 3 gol. Quindi il Barcellona deve assolutamente migliorare da quel punto di vista dalla fase difensiva. Fatemi sapere voi nei commenti secondo voi dove può arrivare questo Barcellona. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare like, di commentare, di condividere il video, di andare in descrizione dove ci sarà il canale TikTok dove usciranno tutti i video per quanto riguarda le sorti della Serie A, notizie di calciomercato, consigli sul fantacalcio e tanti altri video sempre riguardanti il mondo dello sport. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!